Nozzi. Dunque, Presidente D'Alfonso, a lei la parola. Non vi spaventate del materiale cartaceo che ho, mi aiuta per qualche riferimento numerico. Naturalmente sono molto soddisfatto, ringrazio tutti gli intervenuti, sia quelli che hanno svolto funzione di relatori e che davvero hanno dimostrato uno spirito europeista. Sandro, i tempi sono stati proprio da clessidra, dal primo all'ultimo degli intervenuti. Ringrazio Jakovčić, che è la 15ª volta che viene qui. Davvero rinnovo la preghiera di silenzio in fondo. Jakovčić è la 15ª volta che è venuto a darci mano e luce per portare avanti questo nostro cammino ambizioso. Ringrazio Emiliano, che compete non solo con Jakovčić ma addirittura con me nel coprire i diversi territori dell'Abruzzo, nelle campagne elettorali e dopo le campagne elettorali. Poi dobbiamo fare anche un supplemento di confronto, di lavoro con te, con me e naturalmente con Stefano Bonaccini. E poi voglio ringraziare Stefano, che è la prima volta che viene qui da investito di questo ruolo di Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni. È venuto da Presidente della Regione Emilia per una questione sanitaria in ragione di rapporti suoi personali, perché ha un rapporto specialissimo con alcune figure della sanità e del diritto della nostra regione. Una stretta di mano per dire grazie a Cozzolino e straordinariamente grazie a Paolucci. Cozzolino ha ruolo nella commissione competente e ci ha dato il suo supporto. Paolucci ha dispiegato una energia ed una mobilitazione che di solito sono di casa, dentro i comuni, per il cammino di vita delle città rispetto a quei comuni. Mi sembrava di avere una interlocuzione per la fraternità dell'applicazione con un consigliere comunale, pronto, disponibile, voglioso di capire, voglioso di spingere. È così che poi si raggiungono i risultati. Ivan Jakovčić, ve l'ho detto, lo sapete, prenderà anche una cittadinanza onoraria su questo fronte. Io, vedete, anche gli amici, il presidente di Tirana, presidente della regione di Tirana, e il presidente della regione di Dubrovnik, con i quali condivido questa responsabilità, diciamo, di associazionismo, che adotta e porta avanti la strategia macro-regionale adriatico-ionica, e anche qui un cantiere che ogni giorno fa e deve fare sempre di più qualcosa. Ringrazio il personale della regione, naturalmente, ringrazio molto la Migliaccio, perché è venuta qui a rappresentare la persona fisica e la persona giuridica del Ministero. Lei l'ordinamento oggi l'ha espresso dal punto di vista del suo dire, che coincide con il pensiero di Del Basso De Caro, di Cascetta e naturalmente di Graziano Merlio, tant'è che viene abilitata a sottoscrivere il documento che poi noi come Presidenti di Regione sottoscriveremo per fare sì che cominci la parte dell'attuazione. Grazie davvero, dottoressa Migliaccio. Voglio ringraziare molto Maurizio Gentile, che è grande parte, il 51% delle applicazioni ad opera di questa SPA delle volontà che metteremo in campo. Maurizio Gentile. Poi ci dovranno essere i soggetti gestori della gomma, le autostrade, che sulla dorsale adriatica sono pigrissime. Sandro, noi dobbiamo fare in modo che l'autostrada per l'Italia sulla dorsale adriatica ricominci ad investire, non fermandosi in corrispondenza delle Marche, ma guardando anche da questo punto di vista al centro e al sud, facendosi guidare anche dalla consistenza degli incidenti. Una volta, quando l'Italia documentava e numerava tutto, gli interventi venivano guidati in relazione alla incidentalità. All'autostrada questo lo dobbiamo dire, io l'ho detto al Ministro delle Infrastrutture, lo dobbiamo dire anche a chi ha la vigilanza delle autostrade all'interno del Ministero. Questo varrà, e lo dico anche per l'altro soggetto gestore. E poi c'è il tema di ANAS. Oggi c'è una nuova governance in ANAS, è capitata nella parte peggiore del fatto malissimo precedente.
tant'è che la magistratura ha organizzato una lavagna pulita nelle mani di Armani. Ma anche ANAS è chiamata in causa per fare in modo che si combini, anche per questa quota di gomma oggi importante, la composizione delle diverse modalità di mobilità che poi fanno la scorrevolezza delle reti europeiste della trasportistica. Con Armani andiamo molto d'accordo e ha messo al lavoro tutta la sua struttura per fare in modo che ci sia anche su questo fronte il giusto livello di composizione. E poi le autorità portuali, dove ci sono, e la conduzione dell'economia del mare. L'Abruzzo si candida per comporsi con coloro i quali, delle autorità portuali funzionanti, sono capaci di organizzare una espressione a sistema dell'economia del mare. Per quanto ci riguarda significa Civitavecchia, perché costruiamo l'incrocio con una dorsale, diciamo, infrastrutturale che chiama in causa anche la portualità, davvero noi guadagniamo la liberazione della potenza ulteriore che ci si attende quando si mette mano al sistema delle infrastrutture. Nord-Sud ed Est-Ovest chiama in causa nella parte Nord-Sud una valorizzazione all'altezza della facilità, della funzionalità del sistema del ferro, e Est-Ovest, poiché la gomma già c'è, noi dobbiamo mettere a sistema anche il sistema dell'economia dell'acqua. Significa Civitavecchia e poi la portualità che evoca Ortona e Vasto. Che significa questa iniziativa che noi abbiamo posto alla vostra attenzione con il documento di ingresso per quanto riguarda l'allungamento della rete Baltico-Adriatica? Perché ha valore? Come mai siamo davanti alla sottolineatura di un risultato? È in atto da tempo una riflessione sulla grandezza delle regioni. Anche in Italia c'è una riflessione di questa natura. Quanto grandi debbono essere le regioni? Ci sono delle proposte che noi non vogliamo avvertire come passivi noi regione, tant'è che Bonaccini ha messo all'ordine del giorno, in una delle sedute, diciamo, non sequestrate dall'emergenza, la riflessione su come dobbiamo ripensare le regioni e quanto grandi, quanta alleanza deve entrare dentro una nuova visione regionalista. Ma dall'Europa arriva un vento che concepisce l'ingrandimento delle regioni non in relazione alla tradizione dell'Ottocento, cioè alle pubbliche amministrazioni potestative che dall'alto fanno provvedimenti, ma in una chiave progettuale, strategica. E di qui che nasce la forza della strategia della macroregione adriatico-ionica: fare in modo che su base pattizia si mobilitino territori a livello delle regioni, delle città, delle collettività territoriali, come si chiamavano una volta, per fare sì che si rimuovano le difficoltà e le strozzature che ci sono. Il sistema della trasportistica è fondamentale per contribuire a fare nascere questa nuova comunità politica europea, che non è soltanto dettata dalla finanza, dalla moneta, dall'allontanamento dei rischi, ma anche fare sì che un cittadino possa spostarsi comodamente per studiare, curarsi, per fare in modo che si determini intrapresa economica, per sentirsi fino in fondo cittadino. Noi diciamo qui adriatico, più in là un cittadino europeo. Quando è nata questa intuizione? Marchigiani ed emiliani, molto i marchigiani, e va riconosciuto, permettetemi, a spacca quella intuizione, perché poi se non si riconosce il lavoro fatto si diventa in un qualche modo anche invidiosi, incapaci di misurare la grandezza dei risultati che si stanno conseguendo. Spacca è quella comunità delle Marche che operava in quei tempi. Ci fu il dramma dall'altra parte dell'Adriatico, la guerra, e alla guerra e alle distruzioni si rispose con la cooperazione, con la domanda di cooperazione. A questo punto, ottenuto il 28 di ottobre l'approvazione dell'emendamento presentato dai parlamentari che sono qui, nelle articolazioni territoriali che abbiamo saputo raggiungere, con un forte spingimento della regione Abruzzo, con una condivisione delle regioni Molise, Marche, Puglia, Emilia-Romagna, la stessa conferenza, il Ministero degli Affari Europei, perché Sandro Gozzi ha restituito la grandezza ministeriale ad un incarico di sottosegretario, siamo riusciti nella battaglia di fare in modo che Jakovčić non fosse solo nell'illustrare a favore. Giuffrida c'è stata pure, ovviamente. Da quel momento, cioè dall'accoglimento dell'emendamento nostro nella relazione di Jakovčić, che cos'è che deve accadere? Dobbiamo dare luogo alla declinazione progettuale.
Oggi compariamo nella copertura programmatoria europea di questa connettività trasportistica che prima si fermava a Ravenna e per quanto riguardava l'alta velocità arrivava fino ad Ancona. Come si giustificava che 8 milioni di italiani tra il sud delle Marche, tutto l'Abruzzo, il Molise e il nord della Puglia fosse sguarnita della copertura della velocità e della comodità della trasportistica europea? 8 milioni di italiani risultavano sguarniti, ma sono 736.000 imprese, 230.000 studenti universitari. Questo trapezio che per 22 anni non ha avuto iniziativa attiva da parte di nessun livello che aveva l'obbligo di attivarsi, perché era il 95 quando si poteva fare quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Non si è fatto nel 95, non si è fatto nel 2000, non si è fatto nel 2005, non si è fatto nel 2010 e non si è fatto all'ultima data utile che era il 30 di dicembre del 2013. Quindi non è che prima non ce lo hanno dato, non si è chiesto questa inclusione programmatoria nella copertura europeista dell'allungamento delle reti. Ottenuto questo, noi consentiamo alla Violetta Bulci di cominciare a prefigurare quanto di sua competenza, ai ministeri italiani competenti di concorrere a scrivere, a riempire, a declinare progettualmente la cabina di regia che presiede Gozi, ed è questa la ragione per cui è qui, lui è bravissimo, è il volto dell'Europa che funziona, Renzi si fida benissimo e tantissimo di lui e fa bene. Quello che però noi dobbiamo adesso fare è che quella cabina che ha fotografato, spinto in questa direzione, continui a stimolare le agenzie nazionali che si fanno carico delle infrastrutture, e qui la presenza di Gentile è funzionalissima, ma anche degli altri, che non ci siano più intermittenze, che al prossimo appuntamento della revisione delle priorità di investimento noi ci siamo con le carte pronte. Che cosa può accadere se non ci mobilitiamo noi come regioni? La Commissione Infrastrutture della Conferenza delle Regioni, ma anche dentro l'alleanza delle regioni europee, noi dobbiamo mobilitare uno spirito adeguato, perché poi quello che si fa da questa parte, che Emiliano ha elencato, ha individuato, ha messo in evidenza, non si faceva negli anni passati, perché si diceva che lo stivale italiano era servito dalla dorsale tirrenica. E perché la risposta poteva funzionare? Che la dorsale tirrenica coprisse anche quella adriatica, perché c'era una visione italianissima, di separatezza italiana, non c'era una configurazione dell'Italia nello spazio europeo con la visione da architrave dello spazio adriatico-ionico. Se mi penso adriatico-ionico, è chiaro che il Tirreno è spostato dall'altra parte e ci serve una dislocazione in corrispondenza dell'economia adriatico-ionica. Ecco come si è configurata questa straordinaria opportunità. Come si lavora da adesso in poi? Intanto, diciamo, facciamo sì che venga nutrita l'attività della cabina. Non viviamola come un'attività burocratica affidata alle terze file delle nostre appartenenze. Diamo luogo ad un coinvolgimento che è capace di impegnare le agende. E poi noi dobbiamo fare in modo che tutto quello che oggi si presenta come incombenza, che credibilità avrebbe questa nostra sollecitudine politica se davanti all'emergenza, per esempio, della difesa del mare blu, che è uno dei quattro pilastri della strategia macro regionale adriatico-ionica, se noi non riusciamo a difendere il mare blu davanti all'incombenza anche delle trivelle, che credibilità avremmo? Come nasce il fronte di Termoli, della Puglia, dell'Abruzzo, del Molise, delle Marche, dell'Emilia Romagna, anche se ha assunto una posizione, diciamo, differenziata nella prima battuta, e poi della Campania, della Basilicata e della Calabria? Se noi non fossimo stati attivi in quella fase, raccogliendo la sfida referendaria, lanciandola e raccogliendola, e poi trattando per avere l'emendamento, che credibilità avrebbe questo soggetto plurale di livello istituzionale? Io allora ritengo che dobbiamo fare in modo che su questo fronte davvero ci scateniamo con tutta la forza che ha il nostro essere ordinamento. Di cosa parliamo quando noi ci riferiamo alla macroregione adriatico-ionica? Una realtà di 70 milioni di abitanti, di 962 miliardi di euro di PIL,
Noi abbiamo una realtà di forza lavoro che ha la consistenza di 41 milioni di componenti la popolazione attiva come forza lavoro. Abbiamo qualcosa come 9 milioni di bambini, 5 milioni di studenti universitari, 132.000 brevetti per quanto riguarda le invenzioni e le innovazioni industriali, quindi ha una sua consistenza e io mi voglio pensare di lì, motivato e mobilitato, ma per pensarmi di lì ho bisogno di facilità negli spostamenti. Non deve essere un dramma da Spalato venire a Pescara oppure da Pescara poter andare in una delle regioni che hanno aderito a questa straordinaria strategia. Ha ragione quando dice Bonaccini, per fortuna che c'è anche la Serbia. Questo è un modo per configurare il nuovo processo di pace anche, coinvolgere, mettere all'opera, stabilire cantiere che allarga sempre di più il coinvolgimento. Di lì nacque, anche per le intuizioni di un bravo vescovo di Ancona, la prima mobilitazione dell'iniziativa adriatica, quando si firmò la Carta di Ancona nel 2000 e quando recuperammo nel 2000 lo spirito collaborativo anche delle Camere di Commercio e delle Università. Quindi siamo sulla strada giusta. La raccomandazione che io faccio, lo faccio alla parte politica nazionale adesso del mio territorio, ai parlamentari, lo faccio ai parlamentari europei che pesano nel partito di maggioranza che poi è anche il mio. Stringiamo i tempi, perché purtroppo se si salta un intervallo di 6 mesi si pagano 2 anni di ritardo. L'Øresund, che ci ha creduto, che è una regione, diciamo, che ha fatto riconcepire la Danimarca e la Svezia, hanno fatto sì che attraverso un riconcepimento del loro misurarsi rispetto alle reti transnazionali europee della trasportistica, ci si sono messi a lavorare in 4 anni, hanno fatto la rivoluzione, 4 anni. 4 anni sono arrivati a convergenza, comuni, province, regione e stati membri e Europa. Allora, quando nella cultura dell'amministrazione si parla di priorità, prioritarizzare che significa? Fare scattare in alto nelle agende, convergere prendendo pezzi di tempo, pezzi di dedizione, applicazione anche personale. Io ho molto apprezzato la venuta della Migliaccio, ma chi di voi conosceva prima la direzione generale delle reti TEN del Ministero delle Infrastrutture? Io frequento quel ministero da 20 anni, 25 anni. Oggi si comincia a percepire che c'è la procedimentalizzazione rispetto a questo. Non è più la scommessa, ci provo a fortuna se il cappello mi fa questo regalo. Si tratta di lavorarci con questa crescente, progressiva attività lavorativa. Noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, continueremo. L'emendamento è il dies a quo. Da questo momento a Gentile dico, poiché con lui abbiamo concordato, con Gentile abbiamo un rapporto, diciamo, da familiari e amanti, nel senso che lui è abruzzese e lo rivendichiamo come titolo di orgoglio questo suo lavoro come amministratore delegato di RFI. Non ci meraviglia che lui sia abruzzese per il grande peso che ha sempre svolto nella holding ferroviaria. E abruzzese anche l'amministratore delegato di Trenitalia, Barbara Morgante. Ecco, noi non vogliamo incassare un'amicalità, vogliamo incassare una dedizione professionale di cui lui è capace per la parte che lo riguarda. Noi vogliamo che oggi si firmi questo documento e una volta al mese ci si trovi, caro Stefano, anche in sede di conferenza delle regioni per verificare qual è la progressione del lavoro. Io penso che in 150 giorni dobbiamo riuscire ad avere la esatta consistenza di qual è il materiale progettuale che c'è in giro, che può essere riciclato e che può essere funzionalizzato per raggiungere i risultati che ci premono. Perché poi la finanziaria dell'anno prossimo, cioè quella che entrerà in vigore nel 2017, il banco di prova, io mi aspetto di leggere 4 righe finanzianti lì in ordine a quello che ci serve per l'allungamento della copertura del corridoio Baltico-Adriatico. Io penso che ce la faremo. Ho letto negli occhi la Migliaccio e non l'ho vista con atteggiamento disinteressato. Sono convinto che Gozzi continuerà a darci l'aiuto di cui è capace. Porteremo in Abruzzo la Cretsu, che non ha competenza diretta,
ma in quanto spingimento alla crescita dei territori anche lei ha una competenza. E Violeta Bulc, che è della Slovenia, e noi in Slovenia stiamo determinando anche importanti semi di contaminazione positiva su questo fronte, perché anche con la Slovenia, caro Stefano, dobbiamo riallacciare un'attività di coinvolgimento politico, come sa fare per esempio il Friuli con la sua prossimità internazionale. Noi lo dobbiamo fare anche con la Slovenia per il carico di forza istituzionale che ha la Violeta Bulc. Lei ha fatto anche politica a livello locale. Stefano, buon lavoro a te per quello che ti tocca fare su questo fronte, buon lavoro all'onorevole Gozzi, e naturalmente dopo questa riunione voglio tranquillizzare le persone che mi hanno incontrato chiedendomi ma che si fa su quello che è rimasto aperto delle trivelle. Poi ci fermeremo con Stefano e con Michele Emiliano per fare in modo che anche il non definito venga definito da un'ulteriore iniziativa, sempre a difesa del Mare Blu. Grazie. Grazie Presidente D'Alfonso. Allora, le conclusioni.